Buongiorno, scusate per qualche minuto di ritardo, io vi faccio soltanto un benvenuto, vi ringrazio di aver accettato questo invito, questo confronto in particolar modo con il dottor Nicola Gratteri, che da ieri è qui nella nostra regione, che abbiamo approfondito il tema sulla legalità, sulla riforma della giustizia, abbiamo fatto alcune riflessioni su un libro che uno dei tanti libri che lui ha scritto sul tema della legalità, dell'andrangheta, sul tema che sta comunque legando un pochino la nostra Italia, e dunque ci sembrava giusto anche approfondire questo tema con voi, con i giovani, perché come lui ha avuto modo di dire anche ieri, il problema non è dare un contributo in più o in meno a un'associazione che si occupa di combattere la malavita, ma è cercare di investire sulle nuove generazioni in modo culturale affinché le nuove generazioni capiscano realmente che cos'è questa malattia che sconvolge l'Italia, l'Europa e tutto il mondo. Dunque è una malattia che si infiltra nell'amministrazione, nella politica, nella quotidianità. E dunque credo che potersi confrontare con voi, che sarete il futuro, sarete le nostre generazioni su cui puntare, credo che sia la cosa giusta e mi auguro che sia innanzitutto interessante per voi. Dunque ringrazio voi, ringrazio le vostre insegnanti che ci hanno avuto dato la possibilità anche di interloquire con loro affinché voi possiate essere stati qua, e io non mi dilungo più di tanto, darò la parola all'amico Nicola Gratteri, che insieme al giornalista, che è il nostro capo dell'ufficio stampa del Consiglio regionale, Tiziano Bertini, con voi dialogherà con domande e poi insomma, una cosa molto spontanea e molto libera. Grazie e buona mattinata. Allora, bene, buongiorno a tutti, ringraziamo il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Eros Brega, che oggi è qui nella sua veste di coordinatore della conferenza dei presidenti dei consigli regionali delle regioni italiane, che ha organizzato questa iniziativa e l'incontro di ieri sempre con il dottor Gratteri sui temi legalità e riforma della giustizia. Benvenuto quindi alle ragazze e ai ragazzi, li presentiamo i nostri ospiti dell'Istituto Superiore Capitini di Cambio di Perugia, del Tecnico Commerciale Marco Polo di Bastia Umbra, Istituto Casimiri di Gualdo Tadino, Istituto Rosselli Rasetti di Castiglion del Lago, Istituto Professionale di Spoleto, Istituto Tecnico Industriale Geometri Allievi San Gallo, Istituto di Istruzione Superiore Classico di Terni, Istituto di Istruzione Superiore di Umbertide, poi il Pieralli, sempre Istituto di Istruzione Superiore, Istituto Tecnico Superiore Volta di Perugia. Benvenuti e benvenuto al nostro ospite Nicola Gratteri. Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia, presidente della Commissione Riforma Normativa Antimafia. E avrete l'opportunità, care ragazze e cari ragazzi, di interloquire con uno di quei magistrati che è in prima linea nell'azione di contrasto alle mafie, in particolare nel caso del dottor Gratteri della 'ndrangheta. Il dottor Gratteri è autore tra l'altro di molti libri, molti saggi che offrono degli spunti molto molto interessanti per capire il fenomeno mafioso, non soltanto da un punto di vista economico, che è rilevantissimo, basti pensare le stime, ovviamente non c'è una contabilità precisa, ma parlano di una consistenza, diciamo, del fatturato, fra virgolette, derivante dalle organizzazioni criminali mafiose, fra i 70 e 100 miliardi, una cifra enorme, pensate, più di tre volte della manovra che sta facendo adesso, della manovra di bilancio che sta facendo lo Stato italiano, per dire. Ecco, attraverso i suoi lavori lui ci offre la possibilità, ecco, di conoscere meglio e quindi anche contrastare,
poter contrastare questo terribile cancro, questo è le mafie nel nostro paese. Abbiamo concordato con il dottor Gratteri e lui prima di intervenire voleva ascoltare intanto qualche spunto, qualche stimolo da voi. Noi abbiamo già prenotate quattro domande di quattro studenti, se non mi sbaglio, dell'Istituto Tecnico Commerciale di Spoleto. Se vogliamo iniziare, vi prego di venire qui al microfono